Piero Castrataro, giovane ingegnere isernino, già assessore per pochi mesi della Giunta di Vivo, è il nome che sta incontrando maggiori consensi in questo momento nel perimetro di centrosinistra. A capo di un Dare movimento voce civico alla denominato sostenibilità Isernia di poter Futura, sopravvivere Castrataro all'interno della sembra nostra piacere città. anche a Volt e al gruppo politico Benessere Italia, che fa riferimento a livello nazionale all'ex premier Conte. Comunisti e socialisti non avrebbero espresso riserve per la figura dell'ingegnere Pentro. Finanche il Movimento 5 Stelle non sembra porre ostacoli rispetto alla sua nomination. Più difficile però convincere il PD, perché il partito più grande della coalizione preferirebbe esprimere il proprio candidato, anche se Castrataro ha un percorso coerente con la linea politica del partito di Letta. Ed essere europea Invece Oreste Isernia è Scurti, cosa che forse esponente di Italia in mancano quella Comune, parte non fondamentale accetterebbe che a di buon renderci grado conto Castrataro, poiché l'avvocato da mesi sta lavorando alla propria candidatura, nella speranza di far convergere sul suo nome gli alleati. Intanto, al tavolo accanto a quello principale, troviamo seduti Nexus, Popolari, Italia Viva ed Azione, l'impressione che abbiano momentaneamente sospeso la propria partita a carte per vedere quali punti abbiano in mano gli alleati. Magari Castrataro potrebbe convincere tutte le forze politiche di centrosinistra, o comunque moderate, a sedere allo stesso tavolo. Ma v'è di più, il nome di Castrataro non sarebbe sgradito neppure a Iorio, che non ha mai negato il suo apprezzamento personale per l'ingegnere, anche se appare oggettivamente difficile che l'ex governatore pubblicamente ed ufficialmente possa avallare tale candidatura, che per come si sta delineando è una candidatura con i piedi ben saldi nel perimetro di centrosinistra. Ad ogni buon conto, il nome di Castrataro rivitalizzerebbe il centrosinistra, cementando una coalizione competitiva in grado di arrivare al ballottaggio.